Andiamo a Salerno per parlare del fenomeno in crescita delle frodi agroalimentari. Enrico Doringer. Sulla scia dell'Expo che ha fatto conoscere al mondo l'Italia delle eccellenze agroalimentari è sceso in campo a Salerno in difesa della salute dei consumatori la Coldiretti del territorio, accanto all'istituzione e all'osservatorio sulle agromafie, presieduto dal procuratore Giancarlo Caselli, per difendere il Made in Italy dalle frodi agroalimentari che ogni anno registrano un volume di affari di circa 15 miliardi di euro. La legalità nell'agroalimentare è fondamentale, in modo da tutelare il consumatore e nello stesso tempo le imprese virtuose, quelle che rispettano le regole e che conseguentemente sono penalizzate dai farabutti, mafiosi compresi, che invece le regole se le mettono sotto i piedi. L'agroalimentare può dare il più grande contributo, non può essere schiaffeggiata però da 15 miliardi di agromafie che si insinuano all'interno della legalità e del lavoro che quotidianamente le nostre imprese agroalimentari fanno. La contraffazione del Made in Italy registra nel mondo due falsi prodotti italiani su tre. Nel 2015 sono cresciuti di oltre il 635% gli arrivi di olio falsamente italiano, del 520% quello del concentrato di pomodoro cinese, in una provincia, quella di Salerno, che vede tra i prodotti più contraffatti l'olio extravergine, la mozzarella di bufala e il pomodoro sammarzano, che necessitano di controlli adeguati. Noi non abbiamo un istituto di analisi universitario in Campania, questo è assurdo. Stiamo lavorando con l'Università di Salerno e di Napoli perché si possa avere un laboratorio comune e velocizzare i tempi e controllare di più.